È in collegamento con noi il signor Maurizio Ruggero dell'associazione, è la solita associazione straordinaria Sacrum Imperium. Sacrum Imperium, sì. Il signor Maurizio Ruggero, che volevo da lui un giudizio prima di affrontare il tema del porno, morale soprattutto. Giudizio morale su questo signore qui che frequenta le coppie e scopa le mogli sostanzialmente. Qual è il tuo giudizio sul signor gentleman? Beh, intanto continuo a vedere che i soliti malvissuti, non cambierete mai. Meno male che chiudete quest'anno, e così almeno ci evitiamo un altro anno di orrori. A parte questo, comunque. Come lo giudichi questo qua? Una persona che finirà all'inferno, probabilmente, no? Questo signore qua. Beh, allora, all'inferno, diciamo, per andarci sta facendo di tutto. Bisogna vedere se persevera sino alla fine, perché si converte prima al. Ma non credo, non credo che si converta. Ma tutto è possibile, Cruciani. Cioè, lo inviteresti a dire qualche preghiera, a fare qualche preghiera, immagino. Beh, se lui cominciasse a pregare e a cambiare vita... Ma per te scopare la moglie all'interno di una coppia è veramente un peccato così grave? Ma forse voi rammenterete il caso famoso del Marchese Casati. Marchese Casati faceva esattamente queste porcherie che prima non sono porcherie, ma non sono porcherie. Ma sono normalità. Volete, vabbè, allora... questo assolutamente non sono d'accordo. Allora, allora dicevo, il Marchese Casati, negli anni 70, si dilettava a vedere sua moglie che lo tradiva unendosi con il cameriere. Vabbè, allora... È finita con l'omicidio della signora. Ma non è che finisce in omicidio, io invoco persino i lombrichi, il giudizio dei lombrichi. Cioè, non è normale che il marito sia contento che la moglie si accoppi con un altro, ma da dove venite fuori? Da quale caverna progressista? Da quale antro animalesco? Scusami, Ruggero, un tuo giudizio, no. fermo un attimo, Ruggero, il porno. Allora, che cosa faresti tu col porno? C'è una grande discussione. No. Il porno va limitato, eliminato, va l'ascensore. Certo, ma è una discussione, ovviamente, non è che ci si occupa solo di autostrade, ci si occupa anche di problemi accademico, certo. Che cosa faresti? Lo chiuderesti tu il porno? Io farei quello che ha sempre fatto la santa società tradizionale, cioè la santa censura. Ma come la censura? Di fronte a spettacoli osceni, immorali. Cioè, il porno va chiuso. Ma non solo il porno, bisogna sorvegliare anche i costumi femminili, specialmente femminili, ma anche maschili. C'erano le leggi suntuarie. Tutte le società tradizionali. Non ho capito. Lasciamo per il porno, che secondo alcuni fu. Cioè, ma cosa fai? Lo chiuderesti? Non deve esistere il porno. Fermo là. Tanta censura che lo colpisce. La censura, fermo che ci ha chiamato Max Felicitas. Che cosa vuoi dire a Ruggero? Felicitas, tu sai che sei uno dei massimi esponenti della pornografia italiana. Dimmi. Ciao ragazzi. Volevo dire una cosa molto importante. Mancava lui sto cazzo. Il fatto è che la religione ha creato i genocidi peggiori della storia. Bravissimo. Il porno bravissimo. Non ha mai ammazzato nessuno. Oh, un applauso. Quindi viva il porno, le seghe e viva la masturbazione. Esatto, capito Ruggero? Hai capito Cruciani? Allora, il porno non ha mai ammazzato nessuno, solo Santa Maria Goretti. Infatti Serenelli, l'omicidio di Santa Maria Goretti, aveva la stanza tappezzata di immagini di porno. Ma che c'entra? Scusi, aspetta, la bestia del porno, dove avete peccato? Felicitas, se uno si fa chiamare Felicitas fa ridere, uno conosce il latino. Ma che cazzo dici? Non permetterti, ridicolo, bigotto, bigotto. Lo sai Felicitas che non si è mai fatto una sega, Ruggero, in vita sua? Dice che non si è mai masturbato. Un'altra cosa del porno. Dimmi. La funzione del porno è una funzione sociale, perché la gente masturbandosi è tranquilla non commette crimini, non commette cose. E da cosa si vede che è tranquilla? Sì. Che uno che non si masturba e guarda i porno è come questo signore qua, un represso del cazzo. Represso! Ruggero. Mettiti a posto, animale, dai, su! Ma che vuol dire mettiti a posto? Questo qua è un porno attore che guadagna un po' di soldi, è uno dei principali attori sul web. Qual è il problema? Per scoppiarsi, già adesso è scoppiato sicuro, per scoppiarsi attraverso i peccati e guadagnarsi l'inferno e l'aldilà. Una meraviglia, cioè complimenti. Ma questo veramente una carriera. Ma non gliene frega un cazzo. Applausi. Felicita, risponde a Ruggero che non si è mai fatto una serie. Ma non si può cambiare Felicita una. Fermo. Allora, ovviamente, quello che consiglio io è di andare questo signore non in chiesa, ma da un buono psicologo, che magari lo aiuta a capire che il sesso è una cosa fondamentale, un bisogno primario, è la natura delle cose.
sì, mentre la religione è una cosa inventata. Quindi che si svegli questo certo. signore. Ci rivediamo il giorno del giudizio. Signore. Il giorno del giudizio, io mi metto una parte, arrivi la Felicitas e ci godiamo il suo giudizio. Il giorno del giudizio. Ma se uno non ci crede, una sega. Ma se uno non ci crede, scusa un attimo, se uno non ci crede, Ruggero, sarà pure libero di non credere, no? Di vivere questa vita terrena come cazzo vuole. Quello fa certo, l'attore. Sarà libero all'inferno, ma certo, più uno può andare all'inferno. Però. Ma tu, nella tua società ideale, il porno attore come finisce? A rogo? Dove finisce? C'è uno come Felicitas? Ma il porno attore non esiste, perché la Santa Inquisizione, meglio ancora, anche... Mandava la gente in galera l'Inquisizione, andrebbero in galera allora, in galera andrebbero. La Santa censura lo sanzionava, c'è anche un po' di galera, non li fa mica male. Allora, Felicitas, questo signore deve andare a leggere i crimini che ha fatto la Chiesa, questo deve leggere, il porno non ha mai ucciso nessuno, giusto. Tutti gli schifi che si sanno ogni giorno sulla Chiesa. Giusto, tutti i soldi che ruba la Chiesa, Ruggero, questo dai, qua non viene a fare la morale a noi. Ma vai a fare in culo queste cose qua. Ma sistema la tua vita, dai, che è la vita da maiale. Sistema la tua vita, su, dai, anziché invocare i crimini della Chiesa. Perché giusto, che fate, tu sei, voi, sei a favore di una Chiesa che ha fatto una marea di crimini, addirittura la Chiesa quella io sono favorevole a una Chiesa che chiamava le anime e quindi sanzionava giustamente il male. Voi invece siete dalla parte del male, voi mandate le anime all'inferno. Viva i bull, sei tu il male, la gente come te rovina il mondo, giusto. La figa è la cosa più bella della vita, scopa, Ruggero, scopa, la figa è straordinaria, masturbati. Quello è giusto. Masturbati. Mamma mia, che conversazione, mamma mia, ragazzi. Ma dove avete reclutato questi animali? Non è un animale. Andate. Sì, è un animale, indubbiamente è un animale. Vi trovate prima, non so, e concertate di provare il morso di turno. Cosa fate? Non so, ma non ti permettere, quello è. Ma vive la sua vita tranquillamente. Vive la sua vita e poi ci rivediamo alla fine. Come diceva un politico. Ma ci rivediamo alla fine dove? Anche tu, i conti si fanno alla fine. Ma vai a cagare, ciao.